Appare oggi davanti a noi il regno di Dio, che è una chiamata che il Signore fa a tutti noi, una chiamata. Il regno di Dio è come un padrone che chiama. Quindi il regno di Dio è una vocazione, è un'eredità, è qualcosa di gratuito che ci raggiunge, per il quale non abbiamo nessun merito. Essere qui oggi, in questa liturgia, in questa Eucaristia, e non essere magari peccando, buttando via la nostra vita, rubando, essere oggi qui, poter ascoltare la parola del Signore, poter ricevere il suo corpo, il suo sangue, la sua vita, questo è il regno di Dio. È una chiamata che non è per i nostri meriti. Chi ha fatto qualcosa per poter essere qui? Ci siamo svegliati un pochino presto, magari quelli con l'età un po' più avanzata non è nemmeno una cosa così difficile. Che cosa abbiamo fatto? Cosa hai fatto tu? Hai pregato molto? Sì, io mi sono sforzato molto, mi sono impegnato molto, ho fatto tante cose, tanti sacrifici. Quindi puoi mettere davanti al Signore un certificato di buona condotta. Sì, certo, io non ho rubato, non ho ucciso nessuno. Quante volte lo diciamo, no? Quante volte abbiamo difficoltà anche nella confessione? La verità è che non vedo tanti peccati, padre, perché, sì, insomma, quelli normali, qualche giudizio, qualche mormorazione, qualche imprecazione qualche volta, ma io non faccio grandi peccati. Questo è quello che pensiamo tutti noi, nel fondo. Il Signore oggi ci dice, attento, tu perché vivi? Tu hai mai pensato veramente per che cosa io ti ho chiamato? Perché tu oggi sei qui e non è qui un'altra persona? Perché tu, 80 anni, 80 anni, 30 anni, 30 anni, parla di tante ore, la prima ora, la seconda, la terza, anche l'ultima, perché tu sei qui? Che cosa ha concordato con te il Signore? Che cosa ti ha promesso? Che cosa mi ha promesso? A cosa mi ha chiamato? Che noi lo dimentichiamo molto spesso. Io per primo, come prete, nella mia chiamata, nella mia vocazione, a questo ministero così importante, e molte volte comincio a mormorare, ma perché non mi ascoltano, perché mi fanno fare questo, perché dicono questo, perché non riconoscono quello che io faccio, eccetera. O l'invidia che appare oggi alla fine del Vangelo, che è la chiave di tutta questa parabola meravigliosa, che ci aiuta, di un amore immenso, il Signore ci colloca, ci mette nella verità, perché possiamo convertirci oggi. E possiamo tornare alla verità. La morte è entrata nel mondo a causa dell'invidia del demonio, dice il libro della Sapienza. L'invidia, quella di Adamo ed Eva, che volevano essere come Dio, suscitata, accesa dall'inganno del demonio, che dice che tu sei un uomo limitato, che tu dovresti avere questo, che tu dovresti avere quell'altro, che a te questo non dovrebbe capitare, sul tuo inganno del demonio. E ti fa invidiare, l'erba del vicino è sempre più verde, il campo del vicino è sempre più fecondo, abbiamo tutti nel nostro cuore invidia, quella di Caino con Abele, invidia vuol dire avere un occhio storto, un occhio che guarda male le cose, l'occhio che ci ha sporcato il demonio, e questo dice il Signore, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, gli impuri di cuore. Quegli invidiosi non vedono Dio, non vedono la ricompensa e mormorano e pensano di subire ingiustizie da parte di Dio. Non vedono ciò a cui sono chiamati, la grandezza della propria chiamata a ereditare Cristo, la sua presenza e farla presente nel mondo. Per questo siamo noi qui oggi e non altri, perché gli altri possano incontrare Cristo attraverso di noi. E per questo Dio ci ha contrattato, ci ha chiamato promettendoci l'intimità con Cristo, la vita eterna già qui oggi, la vita di Cristo in noi. Purtroppo forse anche oggi noi facciamo parte degli invidiosi, di quelli che hanno accettato la menzogna del demonio sulla propria vita, che ci mostra come una ingiustizia da parte di Dio. Per cui chi fatica tanto, chi è tanto buono, chi fa tanti sacrifici, merita di più. E chi invece, chiamato all'ultima ora, questi peccatori, mio cugino, mia nipote, guarda, guarda come se la spassa. Poi magari all'ultimo momento si batte un po' il petto e tacchete. Per esempio, ma questo potrebbe essere declinato in tante cose. Questo non viene da Dio, questo è del demonio, che ci vuole schiavi, ci vuole tristi, ci vuole mormorando, come pentole di fagioli lì, sempre mormorando. Mai in pace, mai con gratitudine, perché Dio è buono. Noi siamo invidiosi perché Dio è buono. Perché noi questa bontà non l'accettiamo. Sapete perché?
Sapete perché pensiamo che ci sono tante ingiustizie nel mondo? Sapete perché io penso che ci sono ingiustizie nella mia vita? Perché non conosco che cos'è la bontà di Dio. Non posso accettare che sia buono con quello. Non lo posso accettare. Perché? Perché non mi conosco. Perché non so chi sono, veramente. Non so che sono un peccatore graziato da Dio. Che Dio è stato buono con me. Dio è stato buono con te. Con tutti noi che siamo qui. Preghiamo tanto, ma forse diamo un giudizio. Uno, verso quella persona. E ce lo trasciniamo da 30 anni. Verso quel vicino, verso quel parente. Forse non lo sentiamo da 30 anni. Non possiamo parlare con lui, con lei. Perché? Perché gli ha fatto un'ingiustizia. E non lo perdoni, e non lo ami. Questo basta. Per distruggere tutte le nostre preghiere. Per fare di noi dei mendicanti e dei bisognosi. Dei disoccupati, cioè incapaci di fare nulla, messi ai margini. Isolati, che nessuno vuole prendere a giornata, con cui nessuno vuole avere relazioni. Cioè i nostri peccati fanno di noi dei mendicanti di misericordia, di amore gratuito per il quale non abbiamo nessun merito, che solo può arrivare a noi come una grazia, che si manifesta nell'essere presi all'ultimo momento. Questo fa di noi degli indegni, resi degni dall'amore di Dio, ingiustificabili, resi giusti dalla giustizia della croce. Per fare di noi uomini che ancora neanche sono stati presi a servizio della vigna, e che per pura misericordia il Signore sta passando oggi, dice vieni, è l'ultima ora. Tu pensi, io penso di essere prete da tanti anni, ma forse non ho mai speso la mia vita veramente. Non ho mai amato quel parrocchiano, quella persona che mi è stata affidata. Veramente, quella la lascio lì perché mi urta, perché non mi contesta. Invece è proprio quello che mi dice chi sono io e a che cosa sono stato chiamato. A che cosa sei stata chiamata tu? A che cosa? A conoscere Cristo, avere come ricompensa Cristo, il suo amore gratuito. Questo è il regno di Dio. La vocazione, prima di essere a prete, o a suora, o a sposato, c'è una vocazione fondamentale che è conoscere l'amore di Dio, la bontà di Dio, per me, che non lo merito, che nonostante tanti doni, nonostante essere qui in chiesa, continuo a mormorare, continuo a giudicare, continuo a non sopportare mio marito, continuo a non sopportare mia moglie, continuo a non accettare quello che fa mio figlio, quello che fa mia nuora. Eppure Dio mi ama infinitamente. Questa bontà che non fa differenza. Che ama il povero, il peccatore, il debole, l'incoerente. Ma perché ci ama e basta. Se io veramente conoscessi l'amore di Dio, se io veramente conoscessi oggi l'amore di Dio, sarei felicissimo che quella persona che sta distrutta nel peccato, che fa violenza, che mi fa ingiustizia, possa conoscere il Signore. Questa è la vera giustizia, questa è la vera bontà, che il demonio non conosce, che mi fa invidiare l'amore di Dio. Che mi illude che io sono come Dio e che per questo so cosa sia giusto e cosa sia ingiusto, ed è giusto che io sia premiato, è giusto che quell'ingiusto sia castigato, che mio marito sia castigato, che mia moglie. La giustizia umana. Ma se scopro che non sono giusto e che sono qui per pura misericordia, se riconosco questo amore nella mia vita, allora io esco e vado da quel parente che non conosco da 30 anni, lo chiamo e dico, senti, Dio mi ha amato, io ti ho giudicato, ma Dio mi ha amato, ama anche te, converti, riconosci l'amore di Dio, guarda, ti perdono, mi hai rubato quei soldi, mi hai rubato quel pezzo di terra, mi hai fatto questa ingiustizia, non importa. Non importa, io sono stato amato, io ho rubato tanto nella mia vita e Dio mi ha amato, ho mormorato tanto. Questo è il regno di Dio. Chi conosce questo amore è già nel regno di Dio. Chi conosce questa misericordia, questa bontà infinita di Dio che non continua a contestare, che allontana i nostri peccati quanto il cielo dalla terra. Ma ci ama, ci ama, ci ama, ti ama, ti ama, ti ama. Questo è il regno di Dio, questo è Dio, questa è la bontà di Dio. Vuoi questo? Vuoi sperimentare oggi questo? Guarda che trasforma completamente il tuo cuore, ti fa giusto della giustizia di Dio, con i tuoi figli, con le persone che sono accanto a te, con quelli che sono ingiusti, e spererai fino all'ultima ora che chi sta lì buttato, angosciato, schiavo delle menzogne, schiavo del mondo, possa essere magari all'ultimo momento, all'ultima ora, preso dall'amore di Dio nel suo regno. Tutti siamo ultimi davanti a Dio, nessuno ha diritti, e quelli che si vedono primi, dietro. Quelli che pensano di aver capito tutto, dietro, i superbi, gli ipocriti, che il Signore distrugga la nostra superbia e la nostra ipocrisia e ci faccia guardare al suo amore e oggi accoglierlo attraverso il suo corpo, il suo sangue, questa parola e dire Signore, abbi pietà di me, è vero, sono quello che sono, dammi quello che tu mi hai promesso, il tuo amore, che io possa vivere unito a Cristo, che sia Cristo il mio premio, che sia Cristo la mia paga, che sia Cristo la mia ricompensa.
questo amore infinito che mi avvolge, mi purifica, mi lava, mi perdona, mi rigenera, mi fa ogni momento una persona nuova, unita a Lui. Perché è impossibile mormorare, è impossibile lottare, combattere, perché non c'è nessuno sforzo, c'è solo tanta gioia, tanta gratitudine, poter lavorare con il Signore, essere contrattati, chiamati, vocati, eletti a lavorare, a faticare, a perdere la vita con Cristo, per Cristo e in Cristo, per il regno di Dio, perché tutte le persone di questa generazione possano conoscere l'amore che ci ha raggiunto, la bontà di Dio. Quale gioia, quale allegria, quale gratitudine essere presi per i capelli, salvati dalla morte, per poter lavorare, per poter perdere la vita con Cristo che l'ha perduta per noi.